Bene, bene, rieccoci collegati subito. Andiamo per un aggiornamento veloce sul Napoli Basket e poi andiamo al telefono. È stato un fattore per Torino. Assolutamente, un fallo pesantissimo. Tra l'altro proteste di Amoroso istintive, non regolari, perché fin qui la partita è andata via senza particolari problemi. Weaver, resto e tiro a due punti, sbaglia, forzato questo tiro. Chessa spinge un po' Valentini, riceve Gergati, gran canestro di Chessa. Ok, ritorniamo in studio, poi dopo vedremo che cosa succede. Napoli intanto in vantaggio su Torino. Vado al telefono perché c'è un telespettatore. Pronto? Direttore Bombomeo, buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Gennaro da Casoria, sono il portavoce di una folla di amici che vi seguiamo sempre. Ah, che bello. Allora, direttore, noi volevamo il vostro parere, anche se siamo convinti della risposta. Sì. Praticamente il campionato del Napoli comincia da Livorno, sicuri? E poi un'altra cosa, direttore, che lo abbiamo proprio sullo stomaco, se potete riferire a quel grandissimo signor Renzullo, che veramente è un grande competente, come voi tutti, sì, però gentilmente già da mettere giù il maglioncino rosso ci ha fatto un tormento, quella sera ci ha fatto un tormento. Togliamo il maglioncino. Il maglioncino rosso assolutamente no, si va più solo mettere, solo mette blu. Vabbè, glielo ricordo. Direttore, complimenti, grazie di esistere, siete dei grandi. Veramente noi abbiamo una grandissima cosa a Napoli, che quale siete voi. Veramente complimenti. Grazie di vero cuore. E allora? Mi raccomando col dottor Renzullo, non so perché si giochi con maglioncino rosso. Glielo dico domani che lo vedo. È stato un tormento, mai più. Grazie, buonasera. In bocca al lupo e complimenti. Grazie. Allora, per gli amici di Castellammare di Stabia, questo messaggio è per voi. Alle ore 19.30 potete collegarvi sul canale 114 di TV1 Azzurra per vedere, amici telespettatori, il collegamento che c'è da Avellino con Massimo, col direttore di TV1 Sport sul canale 114, perché c'è tutto il pre-partita tra Juve Stabia ed Avellino. Juve Stabia ed Avellino, c'è un collegamento in diretta, quindi proveremo dopo anche noi a collegarci. Quindi lo dico all'amico in regia Federico di preparare anche il canale 114 sul digitale terrestre, così lo riproponiamo su TV1, perché ci collegheremo anche per capire il pre-partita tra Avellino e Juve Stabia in questa grandissima partita con il collega Massimo Iepparino. Insomma, TV1 a tutto spiano per darvi proprio tutto quello che sta accadendo in questo momento, dal basket al calcio ad Avellino. Vado al telefono, pronto? Pronto? Allora, mentre mi rispondono, vediamo ancora dei messaggi. Non ho capito. Ecco, un attimo solo, quando parliamo di mercato di gennaio è per integrare la rosa nei punti deboli e non perché dobbiamo vendere qualcuno. Amsic, tutta la vita, Michele, da casa al nuovo, giustamente, a volte noi tifosi siamo incontentabili, diciamo sempre le stesse cose. Lasciamo lavorare il mister e la squadra, poi tiriamo le somme. Grande Angelo, sei tutti noi, Umberto da Nola. Ciao carissimo, per me mettere in discussione Amsic è un'eresia. È un ragazzo che ha rifiutato grandi piazze per rimanere a Napoli, ma non poche stagioni, ma a vita. Io ero uno dei 2000 eccetto a Torino contro la Juve, anche se non meritavamo il 3-0 in questa partita, potevamo dare di più sicuramente, ma non facciamo un dramma. Benizia è un gioco che ha fatto solo in 6 mesi. Forza Napoli, quello che non ha fatto Mazzarri. Da Raffo, palla Barbuto, il commento, poi andiamo al telefono dei piemontesi. Il Torino era ferito come un buon matador, bisogna da infierire sulla formazione ospite. Invece Napoli ha pian piano permesso il rientro. Comunque si riparte. Ora c'è Torino con una difesa aggressiva a tutto campo, Costandri è andato a prendere Weaver ed è incollato a Weaver, e Napoli che gioca con i due playmaker. Vediamo un attimino se Montano contro Evangelisti riesce a far in qualche modo saltare il banco in termini di centimetri e mismatch. Scarico sbagliato, però la palla è di... Ritorniamo in studio. Antonio D'Aversa, viva la democrazia, ma dare voce a tutti non se ne può più. Forza Amsic, è bella democrazia. Mettere in discussione Amsic, siete pazzi. Marigliani è un idolo, un simbolo importante di questa squadra, oltre ad essere un eccellente giocatore. Angelo, ma che ce ne frega del basket? Parla del Napoli. No, ce ne frega anche del basket, perché TV1 è anche sul basket. Vado al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a te. Enrico
da Napoli fuori rotta. Federico. Innanzitutto volevo farti i complimenti perché sei uno che segue veramente il Napoli in tutte le cose, quindi veramente complimenti. Mettiamo un po' di basket nel quadratino, Federico, così vediamo anche il basket, prego. Poi ti volevo chiedere, ma secondo te questo momento di abbassamento della forma del Napoli è dovuto a un fatto atletico, a un fatto di gioco di Benitez, oppure c'è qualcosa nello spogliatoio? No, che c'è qualcosa nello spogliatoio non credo. Ritengo invece che a volte le partite si possono anche perdere. Qui non è che si possono vincere tutte le partite, ragazzi. Anche il Milan ha difficoltà, come vedete. Anche l'Inter ha perso le partite. Anche la Juventus ha perso a Firenze. Noi abbiamo vinto a Firenze. Ragazzi, questo è un campionato che è vero che è livellato verso il basso, nel senso che sono solo 3-4 giocatori in formazioni forti. Però è anche vero che quelle che poi sotto incidono, il Sassuolo che pareggia a Roma, ma vi pare possibile? Poi ha pareggiato anche a Napoli. Bisogna stare. È un campionato complicato, non complesso, certo con qualche elemento in più il Napoli potrebbe avere la sicurezza di garantirsi sempre un certo standard alto, però facciamo di necessità virtù e speriamo che questo sia completo. Ma è un difetto di personalità della squadra oppure manca ancora qualcosa nelle seconde linee? Secondo me sulla personalità della squadra aprirei un dibattito io, non so se sei d'accordo. Sì, grazie, va bene. Ok, grazie a te, hai ragione sulla personalità della squadra. E allora, 19 e quasi 20, terzo quarto, il Napoli mi sembra sotto di 2 punti, se non sbaglio, io non riesco a vedere da qui il quadratino piccolino, comunque vedo che sta battagliando il Napoli Basket e stanno arrivando anche diverse telefonate, questo è un canestro sfiorato, poi si lotta sotto gli imbalzi, Napoli ha la meglio. Vado al telefono, c'è una telefonata se non sbaglio? Sì, fra un attimo c'è una telefonata. Sì, eccolo qui, pronto. Pronto, buonasera, Pompameo. Buonasera. Allora, stanno tutti in questi giorni su Amsic. Noi lo sappiamo Amsic perché lo vediamo da 7 anni. Aspetta un attimo, ti fermo perché c'è il commento dal Palla Barbuto, poi torniamo. Va bene. Adesso è in linea. Ah no, è finito il terzo quarto. Allora, lasciamo le immagini, è finito il terzo quarto, giustamente lì alla pubblicità, non c'è commento. Ritorniamo in studio, stavi completando, prego. Va bene, riguardando Amsic, noi lo conosciamo da 7 anni che sta con Napoli e sappiamo che sono alti, bassi, poi dipende dalla squadra come si comporta, perché se gioca bene la squadra gioca bene pure lui. Sì. Poi domenica hanno giocato quasi tutti male, diciamo quasi, era la Juve che è stata più forte, saranno prese con lui. Però nessuno mette di rilievo che Amsic sta soffrendo la mancanza di Zuniga. Perché con Zuniga e Insigne aveva fatto un trittico meraviglioso sulla sinistra, anche sui calci d'angolo, gli schemi, è andato parecchie volte in rete sui passaggi di Zuniga o di Insigne, certo. E nessuno lo mette in risalto. Poi vorrei dire una piccola cosa, tornando a domenica, pure se siamo passati, quando la Juve ha un torto arbitrale lo fanno cambiare, anche se hanno torto lo fanno cambiare, protestano e non vengono nemmeno ammoniti. In Napoli domenica per un po' di gioco hanno usato le braccia, hanno abbassato i bracci e basta, non si sono rivoltati sull'arbitro per fare cambiare qualcosa, niente, questa è la personalità in campo che ci vuole, ma no, perché noi a giocare a pallone, poi se troviamo una squadra che è più affamata di noi, più rabbia di noi in cambio, veniamo messi sotto. Grazie. E poi un'altra cosa, se caso mai in conferenza stampa si dice all'allenatore di perfezionare i falli laterali, quando li battiamo li diamo sempre agli avversari. Grazie, mamma mia. Sì, hai ragione, grazie a te. Ciao Angelo, vorrei sottolineare la grandissima prestazione di Marek, il nostro capitano napoletano di adozione. Forza Napoli da Pina. I veri tifosi si vedono in questo momento. Amsic sempre, Forza Napoli da Michele. E ancora, caro Angelo, non dispiacerti, per la Juve c'è il ritorno. Quando invito il nuovo Riccardo Sorrentino, un bacione e Forza Napoli, Angela. Lo inviteremo. Ci fermiamo un attimo, rubiamo tempo, così ci vediamo il gran finale. Pubblicità, poi torniamo. Palla Barbuto, un po' più di più, il finale al Palla Barbuto. E poi vi faccio collegare con Avellino, ci colleghiamo per Avellino Juve Stadium. Linea alla regia.